attualmente molti ragazzi sono, per quanto riguarda quel che ci è stato detto e quel che abbiamo raccolto informazioni, sfruttamento, eccessive ore di lavoro, non pagate, sottopagate, ragazzi portati all'estremo. Quello che chiediamo noi non è essenzialmente una negazione del PCTO o di non farlo, non ci stiamo rifiutando al lavoro o di imparare il mestiere, ma ci stiamo soltanto chiedendo di essere valorizzati ed essere assicurati per quel che riguarda il mondo del lavoro, che sia il più piccolo, che sia il più grande, per essere più agevolati e per essere più invogliati anche nel mondo del lavoro. Le problematiche che ci sono in generale a Teramo, partendo anche dagli universitari, sono la mancanza dei trasporti, ciò che hanno parlato appunto Pierluigi, il rappresentante di UDU, mancanza dei trasporti, collegamenti con centri abitati e periferie come ad esempio Colle Parco, abitazioni più lontane, mancanza dei trasporti, mancanza degli orari anche serali, difficoltà nell'accesso alle aree o comunque del pubblico movimento, quindi il ragazzo anche che viene da fuori, che magari vuole interfacciarsi anche col movimento teramano, trova difficile tutto ciò. Quello che chiedono loro su questa cosa è più un movimento per quanto riguarda le tratte degli autobus, che un pullman non debba passare ogni mezz'ora, ma debba passare magari in orari dove sono più affluenti gli studenti o comunque i movimenti, anche in orari anche più brevi. E ci sono state problematiche di strutture, partendo sia anche dalle università, ma anche negli istituti superiori, nelle scuole medie o inferiori. Dal terremoto non ci sono state dei sopralluoghi, altri sopralluoghi o delle ricerche comunque anche nelle ultime scosse. Noi abbiamo deciso di scendere in piazza per rilanciare una proposta volta al miglioramento della scuola pubblica italiana che si basa su cinque pilastri fondamentali. Innanzitutto una legge nazionale sul diritto allo studio, ma anche una legge regionale che qui in Abruzzo è ferma al 1974. Per questo motivo chiediamo anche un confronto, tavoli tecnici di lavoro con l'assessore all'istruzione in regione, ma chiediamo anche l'abolizione dei PCTO a favore dell'istruzione integrata, il potenziamento della rappresentanza studentesca, l'ampliamento dello statuto delle studentesse e degli studenti e una reale garanzia del benessere psicologico nelle nostre scuole.